Presidente, la sua risposta non ci soddisfa e le farei anche un'altra domanda. Ma lei è andata al governo per risolvere i problemi o per continuare a fare opposizione scaricandoli sugli altri? No, mi faccia capire, perché io ero stata più delicata di lei. Non ho citato l'anno in cui è stato adottato quel tetto alla spesa che si rifà ai livelli del 2004. Ha ragione lei, era il 2009 e sa chi era ministro di quel governo? Lei era ministra di quel governo. Quindi questo specifico problema l'ha creato lei e non certo noi. Ora, voi avete toccato solo un tetto di spesa, Presidente. Avete toccato quello per aumentare la sanità privata e avete lasciato intatto ad ora quello del personale. Io voglio dire questo, e mi sembra che dichiari molto quello che pensate voi. Secondo voi ci vuole più sanità privata e meno sanità pubblica. Lo sblocco delle assunzioni però lo stanno chiedendo 4 regioni di diverso colore politico. Servono più risorse fin qui voi avete tagliato. Non racconti la solita balla del più grande investimento della storia, Presidente. Sono i vostri numeri, nero su bianco, a smentirla. I tanto sbandierati 3 miliardi in più non bastano nemmeno per fare i rinnovi dei contratti né per stare al passo con i costi rialzati dall'inflazione. E voglio dire che la verità è che la spesa sanitaria, che si calcola in tutto il mondo sul PIL, sta scendendo, secondo i vostri numeri, ai livelli precedenti alla pandemia. Si vede che non credete nella sanità territoriale, che avete tagliato anche nel PNRR sulle case della comunità, togliendole ai quartieri, alle periferie e alle aree interne. Si vede che non credete, insomma, che ci sia un problema con medici stremati, attese infinite, reparti che si svuotano, ospedali obsoleti, 100.000 posti letto che mancano. E mi faccia dire, ieri avete dato il colpo di grazia con l'approvazione di una riforma sull'autonomia differenziata che spacca il paese creando pazienti di serie A e pazienti di serie B, e noi non ci stiamo.